Non sentirla, solo sentirla. Non sentirla, solo sentirla. No, lo dico perché, a parte che è un bel modo per chiudere una poesia che si chiama In Deo, no? Mi piace proprio molto come chiude. E poi l'altro motivo è anche perché, lo dico, noi questo, insomma, questo, questa lettura, perché è un reading, che vorrebbe dire musica e parole, poesie, perché reading fa più fine, però è uguale, è una lettura con musica. Ed è una cosa che abbiamo riassemblato, perché l'abbiamo fatta 8 anni fa questa cosa, quindi l'abbiamo provata ieri pomeriggio un po' al volo, abbiamo cercato di rimetterla in bolla. E allora, sai, a parte che questi 8 anni, viene da dire così guardandoci un po' in faccia, sono passati e hanno lasciato dei segni carissimi. Eravamo molto più belli quella volta, tutti, adesso siamo leggermente, a parte Zanchini che lo trovo un pochino più in forma degli altri, gli altri quasi trasfigurati, così, gente con delle basette assurde, con delle caviglie gonfie, lui sembra un altro, infatti è un altro, lui non c'era. Madonna, come è cambiato, infatti non è lui. Gli 8 anni passati così, insomma. Poi c'è gente che si è riprodotta, io in 2 copie, questo in una. Insomma, abbiamo fatto qualcun altro che c'è. Ah, niente, non sapevo. Uno, due, vai qua. Hai capito? Ma in quanti anni ha? 7, 12. E viene da pensare un po', soprattutto che quella sera lì, insomma, probabilmente mi da pensare che qualcuno si è buttato nella mischia, infatti io, il mio quasi l'età del... Insomma, vabbè, 8 anni fa eravamo in piazza Sant'Arcangelo, la Snos in tela, perché? Perché a un certo punto, riguardando il DVD, uno guarda un po' come andava, c'erano un po' di cose da mettere a posto, c'era un grande brusio, no? A piazza di Sant'Arcangelo, io sono emozionato, molta gente, 6.000 persone, molto, sei bambini. Ah! E invece su questa poesia qua, proprio su questa che ho appena letto in Deo, quando dico che la sinfera tra la strenza, non una massa, no, sintela, mentre facevo questa cosa, non una massa, si è creato stranamente in questa piazza così piena quasi un silenzio, una cosa quasi un silenzio pneumatico qua, proprio succede, no? Improvviso. E io ho detto, cavolo, bello questa cosa. No, scintilla. In questo silenzio assurdo ho sentito una voce, una signora lì che ha fatto. No, c'è quella sinte che cosa? Sinte che cosa? Cosa? Sinte che allora io l'ho preso come un segnale, ho detto, aspetta, adesso quando finiamo la dico, no, sintela, solo sentirla, segna amico di Bergamo, perché è l'unica frase in italiano, l'unica traduzione che ho intenzione di fare stasera.